Buongiorno a tutti gamers. Ed eccoci ritornati qui con un altro nuovo video, con un altro nuovo episodio di Far Cry Primal. Oggi siamo nel settimo episodio. Sì. Sempre se non mi sto sbagliando. Sì. Mentre Frankenstein sta prendendo un po' di cose, sì, eccetera. Per... Allora, ragazzi, nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati che abbiamo fatto un po' di abitanti, abbiamo conosciuto un po' di nuove persone, le abbiamo aiutate. E quindi adesso andremo a fare un'altra missione della ragazza, falla vedere. Esatto, questa qua, la Jaima, la cacciatrice. Porta la Jaima, la cacciatrice, al tuo villaggio, insomma, dobbiamo aiutarla. E direi che possiamo andare mentre... Oh, serpente di merda! Ancora, ma porca troia! Volevo anche dirvi una cosa, che fin qui ovviamente i video hanno spoiler, perché stiamo facendo le missioni principali. Però abbiamo in programma, ragazzi, che dopo questo video, di fare un video totalmente cazzeggio senza spoiler. Sì, cioè conquistamento di avamposti. Posti e magari altre cose, insomma. Diciamo che nell'episodio di cazzeggio vi comunque faremo vedere tutto quello che più o meno c'è da sapere su Far Cry Primal, le nostre impressioni, cosa bene c'è da fare, consigli, non consigli, cosa succede. Oh, bene. Grazie per la freccia. Papà! Ma l'hai infezzato, no? No. Ok. Da Ouija. Io sì, Ouija. Esattamente. Tutta Ioanka. Faccio rumore, insomma. Cazzo, mei. Magi spadi, mamma fa. Più o meno. Così posso darti un calcio in culo più potente. Città o gatta. Dua sashwalim sam harsi hars hafchu waidam quati salga daicham majish washta mama fadi u quati salga daish aish hars waidatta tu shiguash orso no lupo sulla spalla. Ma pian! Ma vaffanculo! Ma vaffanculo, vengo lì, ti tiro un... Allora, intanto abbiamo preso la freccia, no? Perché sennò sto qua rincogliendo. Comunque, ragazzi, in pratica ci ha detto che dobbiamo andare a caccia, dobbiamo... dobbiamo seguire le tracce dell'orso, ragazzi. Eccoci qua, allora, qua c'è il primo... ci siamo avvicinati a un qualcosa che dovremmo indagare. Orso affamato, beh, quello è logico. Guarda che graffioni che ha lasciato. Vabbè, continua, vediamo un po' dove ci porta. Ho sentito qualcosa. Ha perso anche un po' di sangue, mi sa. O ha delle sangue nella bocca, ha perso un po' di sangue. Oppure ha massacrato qualcuno. Orso arrabbiato, molto arrabbiato. Minchia, ragazzi, guardate. C'è un braccio, non so se l'hai visto, c'è un braccio. Sì, ho visto proprio. Quindi abbiamo capito, ragazzi, che queste tracce di sangue non sono dell'orso. Guarda come se la cavalca! Guarda come se lo cavalca! Cioè, ha fatto una cavalcata il nostro Simba. Si sta cibando. Lui si cura così da solo, Ottimo, perfetto, andiamo, ragazzi. Perché i nostri animali, ragazzi, si possono anche curare da solo appena uccidono le bestie, insomma. Quindi sono anche molto intelligenti. Guarda come li scaccia via tutti. Mamma mia, cattiveria. Minchia, ragazzi, cioè, all'orso gli sto portando il cibo, Porca troia. Porca vacca. Eccolo. Uccidi l'orso. Fatti aiutare da Simba. Non so chi hai preso. L'hai preso, minchia. Vai. Attento, sei morto. Mamma mia. Vai Simba. Guarda! Madonna! Guarda come nottano! No, ragazzi, stiamo assistendo a una lotta bellissima. Simba ce l'ha fatta! Grande Simba! Hai visto come cazzo l'ha preso? Assurdo. Mamma mia, che figo sto gioco. Ottimo, possiamo ritornare. È in assoluto il gioco migliore che abbia mai giocato come struttura e tutto. Ma eccoli qua, noi stacchiamo per te e tu uccidi facile, grazie. Insomma, mica tanto, Ottimo. Allora, adesso, ragazzi, andremo, anche se siamo un po' in culo, ma noi facciamo il viaggio rapido. Andremo al nostro villaggio. Perché ci sono un bel po' di capanne da fare. Esatto, e amici da aiutare. Esatto. Bene, ragazzi, adesso andiamo dal guerriero Karosh. Esatto. Ed eccolo qua.
parliamo. Molti Ouija buoni qua. Mamma mia, non forte come Karushtaka. Bravo. Bravissimo. Vedo preparato. Io faccio casa qui, insegna Ouija a uccidere una. Bravo. Allora questo qua è molto importante. Molto importante. Allora adesso gli facciamo una casetta, dai. Benissimo. Abbiamo pelle di lupo 0 di 4. Allora, creazione. Dobbiamo andare a cacciare bomba lupi. Bomba pungente o sennò sacco di budella. Andiamo a cacciare un po' di lupi, ragazzi, perché ci serve un bel po' di pelle. Quindi prendiamo il nostro bellissimo leone Simba e andiamo. Comunque, ragazzi, per le belve, quando si imparano a domarla, è una figata usarlo. Stiamo cercando piano piano i lupi, ragazzi, perché essendo giorno i lupi non è che escono molto. Io vado a dormire. Quella lì che è la mia puntata. Ragazzi, siamo andati a dormire perché abbiamo trovato dei problemi a cacciare i lupi, quindi nella sera di solito dovrebbero esserci. Speriamo sì. Di non trovarli adesso tutti in branco, se non mi incazzo perché non ho trovato uno. Il nostro Simba è sempre lì, che ha dormito anche lui. Ci possiamo andare adesso, ragazzi? No, perché volevamo appunto provare, perché a cercarli di giorno è un casino. Non si fanno vedere, perché come è giusto che sia, d'altronde. Ce li hai dietro? E infatti, ragazzi, avevamo ragione. Ragazzi, avevamo fottutamente ragione. Sono usciti tutti adesso, o no? Guarda come grandi. Pensaci tu. Va bene. Cos'è? No! Cos'era? Pelle di lupo? Sì, tutte e quattro le hai sprecate. Ma no! Vabbè, ragazzi, per fortuna è notte, possiamo prendere gli altri. Allora, ragazzi, abbiamo preso tutto il materiale necessario. Nel frattempo abbiamo fatto anche un po' di caccia perché ci stava. Quindi questo è episodio tranquillo. Sì. Abbiamo fatto una missione. Adesso sul facciamo catturare questa. L'orso, comunque. Esatto. Miglioriamogli la panna a Karush. Ed eccola qua, ragazzi. E adesso questo qua insegnerà a picchiare male le persone, perfetto. Allora, i Wenger sono sparsi per le terre di Oros. Trovali e salvali per far crescere la popolazione del villaggio. Premi il paddle e seleziona il menu villaggio per vedere la popolazione del tuo villaggio. Mano a mano che la tua popolazione cresce, puoi costruire nuove capanne e migliorarle per sbloccare nuove abilità, armi e ricette per la creazione. Ottimo, ragazzi. Quindi facendo così, andare sul villaggio ti fa vedere che il dio è formaggio. Adesso noi ce ne abbiamo 30. E quando arriveremo a 40 ci saranno guarda due abilità, sacchi di risorse per le armi. Ragazzi, vai. Eccola l'abilità. Eccola. Questa. Quindi, ragazzi, allora, ricapitolando un attimo. Allora, abbiamo appena sbloccato appunto l'abilità per cavalcare mammucche. Sì, siamo andati sia, mi sembra sì, in questo episodio siamo andati sia da, aspetta, vediamo come si chiamano. Vabbè, sia da Marusha a fare la missione di prima, ma non della costruzione a casa, quella di prima, e sia da Jaima, che siamo andati a cacciare l'orso, come vi ricordavate. Per cacciare l'orso. E poi, ragazzi, e poi abbiamo costruito a tutte e due le case, le corrispettive case. Sì, sostanzialmente esatto. Abbiamo fatto solo questa missione, perché comunque le altre che stanno diventando tante le facciamo negli altri episodi. Esattamente. Adesso comunque, ragazzi, vi abbiamo fatto vedere anche un po' di caccia. Esatto. E abbiamo sbloccato l'abilità per cavalcare il mammut. E però tutte queste belle cosette, tra virgolette, secondarie, vogliamo farle in un altro comunque episodio, che è il prossimo episodio, che sarà un po' di cazzeggio, quindi senza esatto. Comunque senza missioni, senza spoiler di sì. Missioni principali. Assolutamente. Quindi, ragazzi, grazie mille a tutti. Carezza Simba. E ciao. Ciao.